le misure necessarie dal punto di vista farmacologico, sia dello stile di vita, per rallentare la degenerazione della funzione renale. Quando però le condizioni peggiorano e la malattia si avvicina allo stadio in cui è necessaria la depurazione artificiale, è molto importante che il paziente cominci fin da subito ad entrare in contatto con il centro di riferimento. Una delle situazioni più difficili per un centro dialisi si verifica quando un malato arriva al pronto soccorso perché presenta gravi disturbi che fanno presagire un'insufficienza renale cronica avanzata, di cui il paziente non era a conoscenza, per cui necessita di dialisi urgente. Questo evento imprevisto provoca un grave disagio clinico-psicologico al malato. Nella dialisi degli anni 60, la seduta durava 12 ore ed era ad alto rischio di complicanze gravi con elevatissima mortalità. Oggi i tempi sono ridotti a 4 ore, le macchine da dialisi molto più perfezionate e la terapia è diventata completamente indolore. Per evitare di perdere la vita a causa dell'intossicazione uremica è necessaria la dialisi. L'emodialisi è un lavaggio del sangue che si esegue con una macchina e un filtro molto sofisticati, i reni artificiali. Si fa scorrere il sangue del malato all'interno di un filtro e si tolgono così le sostanze tossiche e l'acqua che i reni non sono più in grado di eliminare. Il trattamento viene eseguito 3 volte a settimana, con una durata di 4 ore a seduta. Il malato è quindi occupato 3 mattine o 3 pomeriggi per il suo trattamento. Durante il trattamento che si svolge in reparto di dialisi dell'ospedale, può leggere, guardare la TV, utilizzare il PC o riposare. Nella maggior parte dei casi il trattamento dura tutta la vita. Ci sono malati in dialisi da più di 30 anni o fino a che non sia possibile un trapianto renale. In alcuni casi è possibile che i reni recuperino la loro funzione e quindi non ci sia più la necessità dell'emodialisi. Il paziente avverte un leggero fastidio al momento dell'inserimento degli aghi. Per il resto la dialisi è una terapia completamente indolore. L'effetto collaterale più comune è l'abbassamento di pressione, che si corregge con un'adeguata assunzione di liquidi. Altri effetti collaterali sono pelle secca e prurito, crampi muscolari, stanchezza e affaticamento, bocca secca, ansia, dolori muscolari e articolari. Dieta del dializzato. Il medico vi dirà quanti liquidi bere al giorno. I liquidi in eccesso fanno aumentare la pressione, ostacolano il lavoro del cuore e aumentano lo stress organico dovuto alla dialisi. Il potassio contribuisce a regolare il battito cardiaco, quindi assunto in eccesso è pericoloso per il cuore. Deve quindi evitare di mangiare arance, banane, pomodori e frutta secca. Il fosforo in dosi elevate indebolisce le ossa e causa prurito. Evitare quindi il latte, i formaggi, i legumi secchi e freschi, la cola, la frutta a guscio. Il sodio. L'eccesso ne aumenta la sete e quando si beve più del solito il cuore deve lavorare di più per pompare sangue nell'organismo. Mangiare proteine di alta qualità fa diminuire la quantità di urea nel sangue, quindi ottimo la carne, il pesce, il pollame e le uova. La dialisi inoltre rimuove anche parte delle vitamine dell'organismo. Il medico quindi prescrive integratori ideato appositamente per i dializzati. La fistola è l'accesso principale per effettuare il trattamento. È realizzato unendo un'arteria a una vena sotto la pelle per ottenere un vaso sanguigno più grande, appunto la fistola. Tale patologia, cioè la dialisi, ha un impatto significativo anche sull'equilibrio familiare, sociale e lavorativo della persona. Molto spesso il paziente è costretto a modificare il proprio ruolo in questi ambiti e accettare la condizione di dipendenza dei familiari e dell'equipe medica. Dal punto di vista psicologico, la perdita della propria autonomia genera forti emozioni. Le emozioni più frequenti in pazienti che iniziano il trattamento sono di intensa rabbia e frustrazione, generati dai limiti ai quali devono sottostare. È da considerare che tale processo di adattamento non riguarda solo il paziente, ma anche i suoi familiari, i quali si trovano nella condizione di dover accettare i ritmi imposti dal trattamento, oltre alla gestione delle emozioni. Onore ai dializzati. Onore a te, papà.